il rapporto fra il fumetto e la moda è molto più stretto di quello che si può immaginare. Diciamo moda, ma possiamo dire per esempio abbigliamento. Se consideriamo per esempio i grandi supereroi del fumetto americano, si riconoscono proprio da queste calzamaglie che hanno, con questi stemmi, i mantelli, gli stivali. Ogni disegnatore sa che gli potrà toccare di disegnare per esempio delle storie ambientate nella preistoria oppure ai tempi dell'antica Roma, e questo passaggio attraverso i secoli è connotato soprattutto dall'abbigliamento. Disegnando storie per esempio moderne ambientate nei nostri giorni, si vede chiaramente proprio il passaggio della moda anche attraverso i fumetti. Sisley in particolare, poi, con questa vocazione verso un po' l'avventura, insomma, verso una vita molto attiva, eccetera, è particolarmente adatto, ecco, a essere raccontato a fumetti. I fumetti sono dei segni per cui si richiede una certa complicità da parte del lettore di far finta di credere che queste siano delle persone invece. Naturalmente, avendo a disposizione solo questa linea, tutto il carattere del personaggio deve essere caricato su questa linea. Se noi abbiamo un personaggio buono, nel 99% dei casi è anche bello. Se noi abbiamo un personaggio cattivo, è anche brutto. Normalmente funziona così, insomma. Quindi non è detto che la protagonista bella sia l'oggetto che si passa di mano in mano, eccetera. Potrebbe benissimo essere una donna invece autodeterminata, protagonista assoluta delle proprie scelte. Io devo dire che nei miei fumetti normalmente è così, cioè le mie protagoniste sono persone totalmente consapevoli.